Questa sera presentiamo Spatriati, che è il nuovo romanzo di Mario Desiati, uscito la scorsa primavera per Einaudi, nella collana dei Super Coralli. Io mi chiamo Matteo Fontanone e ho lavorato da junior editor per Einaudi a questo libro di Mario e, tra le altre cose, lavoro anche con l'indice dei libri del mese, quindi ho un po' una posizione mediana qui questa sera. Mario è una delle voci più interessanti del panorama della letteratura della narrativa italiana contemporanea. All'interno della sua produzione letteraria, Mario ha fatto varie cose. Qua lo vedete molto giovane, prestante, con una collana di fiori qua alle sue spalle, però in realtà è un decano quasi ormai della narrativa, scritto nella sua prima fase della carriera, insomma, di precariato, di lavoro. È stato uno dei protagonisti di quell'ondata di nuova letteratura del lavoro dei primi anni 2000. E questo è il suo secondo libro per l'Einaudi, il primo si chiamava Candore, anche lui è uscito nei Super Coralli, e con questo Spatriati in realtà si apre un po' il fuoco narrativo, nel senso che Mario racconta di sentimenti, di spostamenti, di identità di una generazione intera, a partire da una coppia, non si sa bene a che titolo, non si sa bene in che norma, una coppia sui generis, Francesco e Claudia, che sono questi due personaggi protagonisti di Spatriati, intorno a cui ruota tutta la dinamica narrativa di questo romanzo costruito, stratificato, lungo, che spazia a partire da Martina Franca, che è la casa di Mario, sul luogo in cui è nato, passando da Milano, arrivando fino a Berlino. È un romanzo di individualità, un romanzo d'amore, un romanzo di Europa e di una generazione che è la sua. Quindi, come primissima domanda per rompere il ghiaccio e anche per capire un po' di cosa stiamo parlando e in che territori ci muoviamo, chiederei a Mario di raccontarci un po' come ha conosciuto lui stesso i suoi due protagonisti, quali sono le differenze che intercorrono tra loro. E la prima cosa la dico io, ovvero che è una situazione particolarmente strana, nel senso che Francesco e Claudia si incontrano al liceo e la madre di lui è l'amante del papà di lei. Quindi si parte da questo meccanismo familiare un po' contorto e molto delicato, a partire dal quale loro costruiscono un rapporto, un sentimento in divenire, e certamente difficile da categorizzare perché sono migliori amici, forse qualcosa di più, e volevo capire un po' con Mario cosa ha visto inizialmente in queste due figure. Buonasera, innanzitutto ringrazio Diego e ringrazio il festival che ci ospita, ringrazio il comune di Chivasso, ringrazio il teatro e soprattutto ringrazio l'indice, insomma, che qui rappresentato da Matteo, che oltre ad essere editore dell'Einaudi è anche un valente redattore dell'indice, quindi vi ringrazio, insomma, di questa opportunità che mi date di parlare, insomma, qui di Spatriati. Mi fai una domanda sui due personaggi e fai un riferimento alla scena, a una delle prime scene del romanzo. Spatriati è un libro che ha come protagonisti Claudio e Francesco, due personaggi che hanno grosso modo la mia età, sono nati poco più di 40 anni fa, hanno vissuto gran parte della loro vita in questa transizione, anche in cui è cambiato il mondo anche della comunicazione. Cioè io dico sempre, sono nati in un'epoca in cui scrivevi ancora le lettere, per comunicare con qualche tuo amico che era in un altro paese, e si è arrivati a oggi, insomma, che questa connessione invece è istantanea ed automatica.
il loro incontro e il loro grande legame, perché il romanzo racconta la storia di legami spatriati, poi magari dopo dirò qualcosa su questa parola, che non è quello che, per chi non ha letto il libro, non è soltanto spatriato nel termine usato nel termine italiano di essere andato via, ma vuol dire anche altre cose. Claudio e Francesco si incontrano su una verità che viene esposta a un certo punto in una storia che fino a quel momento ha contraddistinto le loro vite, la loro infanzia e la loro adolescenza, molto tipica in moltissime famiglie, di una situazione in cui, che capita in molte famiglie, di non detti. Cioè nelle famiglie, in molte famiglie, non esistono segreti, ma esistono dei non detti. Cioè si sa che c'è qualcosa che è successo, ma quella cosa non viene mai esplicitata. Il tema più classico è questo: i genitori in una famiglia hanno smesso di amarsi, i figli lo hanno capito, lo sentono, ma non sono ancora né in grado di dirlo, di esternarlo, e i genitori non hanno il coraggio di far capire ai figli che quell'amore è finito. Anzi, molto spesso, dopo tanti anni, uno di questi genitori dice: guarda, noi siamo andati avanti per te, quindi con quel senso di colpa che cade su e per cui la gente poi si ammala. Durante il discorso, una cosa, il discorso che fece per quando questo è il premio Nobel, Józef Brodsky, grande poeta polacco, fece un discorso all'Accademia di Svezia molto emozionante, perché lui parlò del non detto. Il grande problema, cioè il non detto, non è soltanto un problema di comunicazione. Noi dobbiamo avere più parole possibili, noi dobbiamo aumentare il nostro vocabolario. Usavo questa metafora un po' corriva, però insomma, per farla capire, aumentare il nostro vocabolario come il conto in banca. Cioè, noi vogliamo guadagnare tanto, in realtà dobbiamo guadagnare soprattutto parole, perché più riusciamo a saper dire le cose, più riusciamo a essere chiari, più riusciamo ad avere accuratezza nelle parole, a essere precisi nel raccontare un sentimento, nel raccontare una mancanza, cioè una cosa che ci manca, che non riusciamo a dire, è un problema. Più i non detti diventano detti, meno ci ammaliamo, perché il non detto ammala. Cioè il non detto cosa provoca? Nevrosi, psicosi, ossessioni, fissazioni. Cos'è la fissazione? La fissazione è un'energia che cerca, una pulsione che cerca di uscire ma non esce. E alla fine arriva il crollo, molto spesso un crollo psicologico. Infatti è alla base di tanti malesseri proprio della nostra società contemporanea, appunto, che qualcosa non è stato detto, qualcosa è mancato. Claudio e Francesco si incontrano e quel non detto delle loro famiglie, cioè i nostri genitori non si amano più. Non solo i nostri genitori, mio padre, c'è Claudia, e tua madre, Francesco, stanno addirittura insieme, lo sa tutto il paese, però loro fingono di essere ancora delle famiglie perfette. E quella ipocrisia, proprio nel termine greco di hypocrites, cioè della maschera, è una malattia dell'adolescenza per Claudia e Francesco. Però Claudia è guarita, cioè Claudia, anzi, non si è neanche ammalata, ha capito, ha visto e racconta a Francesco quello che ha visto. E su questo grande gesto, cioè lui, il libro proprio è una cosa, insomma, che è scritta nelle prime pagine del romanzo, in realtà non è uno spoiler. Poi insomma Matteo, che ha seguito la cura del libro, insomma addirittura l'abbiamo messo proprio nella bandella, cioè nella quarta di copertina. E lui dice una cosa, che cioè, ho vinto un biglietto della lotteria, perché qualcuno mi sta dicendo il grande non detto della mia vita, cioè questo non detto è venuto fuori. E quindi il libro nasce da questo, e tutto quello che succederà nel corso della storia avrà sempre le fondamenta del fatto che sia il protagonista Francesco sia la protagonista Claudia
avranno sempre una grandissima lealtà verso l'altro, cioè sanno che si possono, che si possono affidare. Sono due persone molto affidabili. Forse non sono due persone fedeli, però la fedeltà è una cosa, l'affidabilità è un'altra, però sono due persone, perché affidarchi? Sono due persone molto, molto, molto affidabili, perché l'affidabilità è una cosa, la fedeltà è un'altra. Sì, tra l'altro, sviluppando un po' il racconto del libro senza fare troppi spoiler, anche se il discorso dello spoiler in una presentazione è sempre un po' ondivago, Claudio diventa in breve tempo il sole nero del romanzo, è quella che cerca di alzare l'asticella, è quella che di natura, in un contesto piccolo e anche piuttosto conservatore, come un paese, come una cittadina negli anni 90, si sente stretta. Quindi, forte anche di una condizione economica che glielo permette, Claudia studia in Inghilterra durante il liceo, si emancipa, inizia a conoscere un mondo che va al di là dei confini geografici di Martina Franca e riporta indietro a Francesco delle considerazioni, delle sensazioni e anche una postura, un modo di intendere la società, il sesso, l'amore, l'amicizia, la reciproca fiducia che lui, che invece conserva un rapporto piuttosto stretto con la sua terra, inizialmente non riesce tanto a digerire, o comunque è sempre lei che funziona come un traino ed è lei che, in fin dei conti, nonostante Francesco sia la voce narrante, è lei che si configura come il punto focale del tuo libro. Claudia è il personaggio in base al quale poi si muovono le cose, è il personaggio i cui spostamenti determinano l'incedere, lo sviluppo della narrazione. E Claudia viene coinvolta in delle faccende, insomma, si costruisce una vita che per la realtà di Martina Franca e molto spesso per lo stesso Francesco è scabrosa, tant'è che è un romanzo sdoppiato il tuo, perché è un romanzo di formazione per Francesco, ma forse non è neanche un romanzo di formazione per Claudia, perché Claudia è più avanti di lui, lei lo supera e diventa la sua guida, si configura sempre come un oracolo, anche forse in età adulta, è lei che gli indica la strada, è lei che lo chiama e lo convoca rispetto anche alla scoperta delle sue pulsioni, dei suoi desideri, che lui, almeno nell'età del liceo, che è un'età complicata, difficile di per sé, cerca di frustrare a tutti i costi. Quindi la domanda, ma in realtà lo spunto per farti ragionare un po', è questo: qual è l'equilibrio tra questi due personaggi e da scrittore come hai pensato le loro parabole? Come si distendono questi due personaggi nel corso della trama? Raccontare un romanzo con due personaggi con due protagonisti è molto più complesso di raccontare un romanzo dove c'è un personaggio, un protagonista. Sto dicendo la scoperta dell'acqua calda, ovviamente, però il problema di fondo di un libro del genere dove ci sono due protagonisti, quindi non c'è un affresco di un corale dove ci sono tanti personaggi. Paradossalmente ho uno solo, il problema di un romanzo ci sono solo due protagonisti, solo tra virgolette, il problema è la voce, cioè chi la racconta fra i due, oppure la racconta l'autore in terza persona, quindi però se tu la racconti in terza persona devi mantenere anche un grandissimo equilibrio e una distanza. Mantenere proprio la distanza ha un problema, cioè raffreddi la narrazione. Ci sono, diciamo, grandi scrittori che fanno della freddezza della narrazione la loro forza. Ferruccio Barazzoli, in un libro sulla narrativa importante, si chiama Inventare il mondo, diceva gli scrittori, cioè, i romanzi sono come dei corpi, hanno una pressione e hanno una temperatura. Ci sono scrittori che funzionano con la temperatura
bassa e la pressione bassissima, e scrittori che invece funzionano a temperatura molto alta e anche la pressione alta. Poi faceva anche degli esempi, metteva diciamo agli antipodi Céline per la temperatura alta e Chekhov per la temperatura bassa, e poi c'era tutto un elenco di scrittori che era molto interessante. La voce è il chi e il come, è il che cosa, ma soprattutto il chi racconta e il come lo racconti. Claudia è venuta prima di Francesco. Quando ho pensato di scrivere Spatriati, io vedevo Claudia. La vedevo con i suoi capelli rossi, che faceva, che prendeva, faceva le sue scelte nella vita, che aveva questo nasone puntato verso il mondo e soprattutto Claudia non aveva conti da pareggiare. Cosa significa non avere conti da pareggiare? Spesso viviamo in un'epoca dove ci spingono un po' a dover chiudere i conti con il nostro passato, vorrei dire, c'è a volte un'esaltazione del vendicarsi, cioè io subisco qualcosa, devo per forza farla pagare a chi mi ha fatto del male, no? E devo per forza pareggiare i conti. Claudia nel libro subisce, come anche a me è successo nella mia vita, ci sono delle cose che, come dire, dei torti che ti sono stati fatti, ma devi avere anche la forza a volte di dimenticare quello, di ripartire da zero, di ricominciare anche da sotto zero, cioè da dove tu eri prima, ancora più in basso. Però tutte quelle energie che si sprecherebbero per andare a tappare dei buchi del passato, invece possono essere molto più utili per ricostruire delle cose nel proprio presente e nel proprio futuro. Claudia è un personaggio che ragiona in questo modo, è una persona abbastanza dotata, ma allo stesso tempo molto rotta, perché come molte persone che hanno avuto determinati talenti, però hanno anche delle grandi inquietudini, dei grandi complessi irrisolti. Sicuramente ce n'è uno fortissimo con la madre, che le ha trasmesso una sorta di linea d'ansia. Spesso quando non c'è soltanto una trasmissione di un carattere o di un aspetto fisico da parte dei nostri avi, i nostri genitori, i nostri parenti, ma a volte ci viene trasmessa anche qualcosa che non ha nulla di chimico, per esempio l'ansia. Dicevo, ho preso l'ansia come una malattia, ho preso l'ansia da mia madre, ho preso l'ansia da mio padre, e lei ha preso l'ansia dalla madre, e lotta con questa linea d'ansia. Però lei riesce anche lì a capire che è una questione di mettere pace a certi demoni, cioè di guardare sempre avanti, e far uscire le energie, le pulsioni. Cioè, se tu hai un'energia dentro e la inquadri, devi tirarla fuori. Invece Francesco queste sue pulsioni non le tira fuori, anzi se ne vergogna. Infatti il romanzo ha una struttura, cioè ha un nemico, un nemico invisibile, ed è la mentalità patriarcale nella quale cresce Francesco e cresce Claudia. La mentalità patriarcale è quella per cui Francesco, per tutta la prima parte del romanzo, si adegua alle regole del buon vivere. Anzi, alle regole del quieto vivere, che poi sono le stesse regole che avevano i suoi genitori, che fingevano di essere una coppia perfetta, proprio perché il quieto vivere è meglio di dover andare a spiegare, di dover andare a raccontare chi si è ad altre persone. Quindi lui nasconde questo tratto dell'identità, diciamo, inquietudine, ma non è soltanto inquietudine, perché Francesco è un uomo che fino a 30-35 anni non ha chiaro che cos'è l'identità. L'identità che cos'è? L'identità è un viaggio che noi facciamo per tutta la vita. E
l'identità dell'essere umano è un'identità sempre in espansione. Perché è in espansione? Perché la vita è un moltiplicatore di esperienze. Leggiamo, incontriamo persone, ci sono nuovi legami, vediamo film, vediamo serie televisive, ci succedono cose bellissime, cose tremende, amiamo, perdiamo persone che amiamo e cambia lo sguardo delle cose sulla realtà. Quindi quando succede questo, la nostra identità non è quella che avevamo a 15 anni, la nostra identità cambia continuamente e molto spesso scopriamo delle cose della nostra identità che gli altri forse non potrebbero capire, qualcosa dentro di noi cambia. Magari dall'oggi al domani noi pensavamo sempre di fare una certa vita, oppure di vivere sempre, per tutta la vita noi ci siamo sentiti cittadini di quel paese, di quella comunità, poi scopriamo che noi non c'entriamo nulla, che dobbiamo andare via. Scopriamo che da domani che non ci piacciono più le persone dell'altro sesso, ma le persone ci sono sempre piaciute del nostro sesso, ma non avevamo il coraggio di capire questo lato di noi stessi. Oppure anche delle sfumature minime nel modo di rapportarci con le persone, l'identità è un viaggio infinito. Claudia questa cosa la capisce poco alla volta, ma la capisce subito grazie anche alla letteratura, perché la letteratura veramente, la letteratura è il motivo per cui siamo alla fine, le nostre vite comunque sono migliori di quando siamo nati, cioè abbiamo uno sguardo. Come dire, rischiamo meno nella vita avendo letto qualcosa in più, perché troviamo delle chiavi per andare avanti, molto spesso in cose che sono state già scritte, in chi ci è già passato e ha lasciato la testimonianza con un racconto, non solo una testimonianza, con un racconto letterario è un racconto che ha tante sfumature. E Francesco e Claudia, questo loro viaggio di identità, a un certo punto lo fanno insieme, Claudia lo fa per tutta la vita e come la sua madre gli ha passato l'ansia, gli ha passato l'eccessiva attenzione, come il padre gli ha passato altri aspetti del carattere, lei ha passato a un certo punto a Francesco la curiosità di chi è lui davvero. E poi il libro alla fine diventa questo, diventa un viaggio verso la propria identità di due persone, insomma, che hanno poco meno di 40 anni, poi arrivano all'età, insomma, di quasi 50. Più che una curiosità, forse potremmo anche parlare di pulce nell'orecchio, perché Claudia sembra sempre sapere che cos'è davvero Francesco. Ha la delicatezza di lasciargli i suoi tempi e i suoi modi per capirlo, ma lei sembra sempre precederlo e quando, ogni volta che lui le racconta i passi in avanti, i passi all'indietro, è come se non la riuscisse mai a prendere in contropiede, come se lei desse già per scontato, come se avesse già intuito che cosa succede nell'amico, perché questo forse non è stato detto, ma è giusto specificarlo. Francesco ha una tensione amorosa, un principio di innamoramento, anzi non più che un principio di innamoramento, Francesco è innamorato di Claudia. Claudia invece vive il mondo e nel suo vivere il mondo, dopo una parentesi particolarmente densa e gravida di cose, di situazioni, di esperienze anche parecchio spiacevoli, si trasferisce a Berlino, che anche per la mia generazione, ma soprattutto per quella di Mario, è la vera capitale dell'Europa, il luogo in cui l'individuo si può perdere, si può rinnovare, ricostruire, può fare di sé ciò che vuole, senza la paura, forse, del giudizio, dello stigma, del dito puntato addosso, come invece molto spesso succede, sarà successo più o meno a tutti in questa sala, può capitare altrove. Ed è qui che forse, in questo percorso, no? Dal sud dell'Europa a Berlino, cade un po' l'intreccio tra la tua narrativa e la tua storia personale, perché tu Berlino la conosci parecchio bene.
Berlino è una città, dico cose un po' scontate, però la seconda parte di questo romanzo è tutta ambientata a Berlino, e Berlino poteva essere qualunque altro luogo, perché in realtà loro semplicemente hanno bisogno di cambiare l'orizzonte. Io credo che molto spesso il tema della pressione sociale, no? Non è soltanto un tema del paese piccolo, la pressione sociale esiste ovunque, esiste nelle piccole comunità, esiste anche nelle grandi città, esiste in famiglia, esiste sul lavoro, esiste nella propria comunità religiosa, cioè ovunque ci può essere quel tema del giudizio, della pressione sociale, quello è vero. Berlino è una città che adesso è molto cambiata negli ultimi 5-6 anni, tra l'altro con la speculazione immobiliare molto cambiata, insomma anche poi c'è stato il Covid che ha congelato una delle grandi anime della città, che è la vita notturna, la vita del clubbing. La clubbing culture di Berlino è proprio cultura, nel senso che i club dove si balla, anzi club per dire alla tedesca, dove si balla la musica techno, la musica elettronica, non sono discoteche, ma sono proprio luoghi di aggregazione dove si fa una filosofia in quei posti. Quando ci sono queste grandi parate che assomigliano un po' ai nostri carnevali, in realtà è proprio ogni club mette su un carro con la propria musica, la propria filosofia del mondo, la propria coreografia, i propri vestiti, eccetera. Berlino è una città molto giovane, è una città molto giovane perché è una città che è nata, è come se fosse nata un'altra volta con la caduta del muro, cioè come se l'anno zero di Berlino è il 9 novembre 89, quando cade il muro. Quell'evento è un evento clamoroso per coloro che l'hanno vissuto, perché e se non vai a Berlino non la senti cioè questo aver vissuto in un posto di cui tu non potevi valicare la strada, magari nella quale tu sei nato per tutta la vita. Cioè, valicare quel muro è stato cioè è stato fa parte dell'identità del berlinese. E io racconto sempre una storia per far capire i tempi in cui adesso i muri sono tornati di moda, visto che la settimana scorsa proprio si è parlato di un muro nuovo in Europa. E per far raccontare quanto quella esperienza del muro sia stata segnante per i berlinesi, e si sente ancora oggi quando tu vai a Berlino città. Tra l'altro, Berlino è una città dove percepisci due cose distintamente, molto distintamente, che è quello che mi ha sempre colpito. Se sei di buon umore, cioè se sei allegro, è una città che ti dà più forza in quel buon umore e quell'allegria. Se sei depresso, è una città che ti ammazza, cioè ti spinge verso il basso, ti schiaccia, perché è una città dove il senso di morte si percepisce tantissimo. Innanzitutto ci sono cimiteri ovunque, nei parchi ci sono cimiteri, e quindi comunque c'è proprio un continuo dialogo con la morte. È la città dove, una città a casa al suolo, la seconda guerra mondiale. È una città da cui partivano i treni che portavano gli ebrei nei campi di concentramento, ed è una città, in molti quartieri ci sono le pietre d'inciampo che ce lo ricordano. Ogni volta che vedi quelle pietre d'inciampo, pensi, cioè da qui è cominciata la grande tragedia dello scorso secolo. E poi c'è questa presenza, anche se adesso non c'è più, del muro, che è fortissima e che aveva diviso le anime di quella città, cioè l'anima dell'est e l'anima dell'ovest. Però se tu non vai lì, e mo raccon vi racconto un piccolo aneddoto, io l'ho sentita fortissima, innanzitutto nelle persone, nei tedeschi che sono vissuti e sono cresciuti lì, e l'ho sentita anche nei luoghi dove loro costantemente tengono calda la memoria, cioè loro hanno una grandissima. Ecco, i tedeschi perché in questo momento sono stati la locomotiva dell'Europa in questi anni? Perché loro hanno fatto i conti con la storia. Dico una cosa che è un po' un luogo comune, in realtà loro davvero hanno fatto i conti con la loro storia nera,
Cioè loro si sono, le generazioni che sono seguite al nazifascismo si sono prese la responsabilità dei loro padri e le hanno messe in discussione. E in una città come Berlino, ti senti veramente a casa, perché senti che è una città che ha passato attraverso una serie di tragedie e che è anche una città che ha toccato dei momenti di altezza incredibile. Perché, faccio un esempio banalissimo, i locali più trasgressivi della città, che oggi sono un esempio per tutti i locali del mondo, esistevano già prima che negli anni 20 a Berlino. Poi c'è stata l'interruzione del nazismo. Non so se qualcuno di voi ha letto mai Addio a Berlino di Isherwood, che è un libro stupendo, dove c'è questo locale di Lady Windermere, che è il locale che ha ispirato il Kit Kat di Berlino, che è oggi uno dei locali più importanti del mondo, dove è molto trasgressivo. Torna al muro di Berlino e torna al peso che ha quel muro, all'emozione che si prova quando tu arrivi, anche proprio da italiano. Noi che il nostro muro l'abbiamo vissuto, attenzione, perché quando cade il muro di Berlino, io da pugliese l'ho vista proprio sulla mia pelle, cioè dicembre del 1990 e poi per tutto il 1991 sulle coste pugliesi arrivano 400.000 albanesi. E ogni giorno in Puglia, nel libro lo racconto questo aneddoto, ogni giorno arrivavano centinaia, a volte migliaia. Pensate, un giorno, il 9 agosto del 91, arrivano 21.000 in un giorno. Al 20 agosto scusate, 20 luglio del 2021 in Italia erano arrivati dall'inizio dell'anno 18.000 immigrati dalle coste. Cioè, quindi pensate, noi arrivavamo nel 91 in un giorno in Puglia. Quindi il muro di Berlino aveva avuto anche un effetto proprio sulla nostra vita. Mi ricordo come cambiarono le città, come cambiarono, si ripopolarono i centri storici abbandonati. A scuola mia, l'anno dopo, arrivavano tanti ragazzi albanesi che parlavano questo italiano televisivo, usavano le parole dei personaggi, cioè, avevano l'accento di Raffaella Carrà, che vedevano, abbiamo imparato l'italiano su Rai 1, oppure parlavano come Toti e Tata, che erano due comici pugliesi, perché arrivavano Rai 1 e Telenorba, che era una televisione insomma pugliese che arrivava in Albania. Io ho sentito questa, io non, questa città è una città che io mi sento gemella, cioè io da italiano mi sento a mio agio a Berlino, perché sento una città dove anche la storia di questa città mi riguarda, ma anche nei particolari. A Nordbahnhof, in una stazione nel nord del ring berlinese, c'è questo pezzo di memoriale vicino a Bernauerstrasse dove sono presenti tutte le fotografie di coloro che hanno tentato di attraversare il muro quando il muro era stato eretto. Quindi tra il 1961 e il 1989 ci sono centinaia di persone, di tedeschi, soprattutto della Germania orientale, che hanno tentato di attraversare il muro. E vedete, queste foto sono impressionanti, perché magari vedi la gran parte, ma sono persone tra i 30 e i 40 anni, però ogni tanto comparivano soprattutto molti anziani. E poi c'era la data di nascita, la data di morte e il modo con cui erano stati uccisi, cioè sparato a questo checkpoint, oppure mitragliato, una cosa impressionante. Poi tu vai a cercare queste storie su internet di queste persone e scopri che molto spesso le persone anziane erano persone che si erano perse, oppure persone che non avevano capito quello che era successo, oppure persone che avevano tutti i parenti dall'altra parte, o persone che si erano trovate il condominio diviso in due dal muro, cioè c'erano palazzi che erano stati proprio divisi da questo muro. A un certo punto, di tutti i cognomi, io da turista dice: caspita, vedi che belle storie, però ti senti sempre un po' che la storia forse riguarda i tedeschi, non riguarda te, no? Ma alla fine invece la storia riguarda tutti. E a un certo punto compare un nome, fa quella foto di un bambino con un cognome, Savona, e dico: ma questo è italiano? E ha questo bambino 10 anni. E poi vai a scoprire la storia. Ed è un bambino che
semplicemente figlio di una famiglia di siciliani che era venuta a vivere a Berlino, faceva la vita che facevano tanti immigrati italiani negli anni 60 a Berlino. Berlino fu ovest, fu una delle tante città dove gli italiani cercarono fortuna in quel periodo che fra il 59 e il 63, quando 4 milioni di italiani lasciarono l'Italia per andare a vivere fuori e cercarono fortuna all'estero. E fra questi c'era questa famiglia siciliana e avevano fatto un bambino, e questo bambino un pomeriggio giocava con un pallone insieme ad altri bambini in Germania occidentale, quindi Germania è ovest, e il pallone finisce in acqua nel fiume Sprea. E il bambino fa quello che molti bambini farebbero quando vedono il pallone, lo seguono. Infatti, la prima cosa che ti insegna la scuola guida, quando vedi un pallone che attraversa la strada, devi fermarti perché dietro potrebbe correre un bambino. E quel pallone però non attraversa una strada, ma finisce in un fiume. E insieme a quel fiume inghiotte anche questo bambino, che però è un bambino che sa nuotare e se la cava e riesce a governare le correnti del fiume. E riesce a galleggiare, riesce ad arrivare al pallone. In realtà, però, il fiume è una delle divisioni della città, quindi sta nel confine fra l'ovest e l'est, e a un certo punto si trova nella Germania orientale. E i militari che stanno nelle colonne di cemento sul fiume, vicino a Kreuzberg, in quel caso fra Kreuzberg e Friedrichshain, vedono qualcosa che si muove nel fiume e anche se qualcuno dice lo ha riconosciuto di un bambino, sparano a Giorgio Savona, di anni 10, siciliano, bambino siciliano, che stava inseguendo un pallone. È una delle tante storie di quella Berlino degli anni 60, 70, 80, ma che ancora oggi echeggiano, tornando lì. Proprio perché poi è una grande città dove mette insieme la vita e la morte, le espone, ma le sa anche esporre in maniera, appunto, con chi ha fatto i conti con la propria memoria. Ed è forse uno dei motivi per cui Claudio e Francesco riescono in quella città a trovare la seconda chance della loro vita. Beh, Mario ha parlato di Berlino e quando si parla di Berlino si parla solitamente del muro ed è un discorso inevitabilmente politico. Io leggendo Spatriati N volte durante le sue diverse lavorazioni mi sono spesso chiesto quanta politica ci fosse in questo romanzo e a seconda della lettura dei passaggi o delle nicchie del libro in cui mi trovavo, mi davo sempre risposte diverse, fino a quando non ho raggiunto, credo, una posizione di equilibrio. E perché mi sono detto che, adesso magari mi smentirai tantissimo, Spatriati racconta una politica vissuta sulla propria pelle dai due protagonisti, che però riguarda un ripiegamento sull'io ed è un po' un tema centrale del passaggio al nuovo millennio, dei primi anni zero e anche della mia generazione, nel senso che non è un romanzo interventista, non è un romanzo impegnato politicamente, non è un romanzo a tesi, è un romanzo che testimonia alcune fasi da quando Francesco frequenta l'università e racconta di andare alle manifestazioni senza neanche sapere il perché, fino a quando poi non diventa uno strampalato, agente immobiliare, e si trova a suo malgrado, forse non si sa mai quanto convintamente, a credere nella nuova ondata pugliese, nel rinascimento della zona, con ovvie correlazioni alla storia politica della Puglia, quindi gli anni di Nichi Vendola da presidente della regione, e fino a quando poi appunto non segue Claudia, non raggiunge Claudia a Berlino, dove le sue idee e il suo sentore, il suo sentimento sempre contrastato e contrastante si ripiega nell'io. Quindi
Non so quanto Mario potrà apprezzare questa definizione, questa riflessione, però è un romanzo profondamente contemporaneo questo, oltre che per l'arco di tempo piuttosto vasto che abbraccia, anche perché racconta il passaggio da una dimensione collettiva, che forse iniziava a stare stretta, a non rappresentare più i bisogni del singolo, fino a una dimensione individuale, che è quella inaugurata poi all'esordio del secolo, del millennio, con gli anni zero, con una certa tensione politica in Italia, fino alla nostra strettissima contemporaneità. Ecco. Beh, nel libro c'è un po'. Il libro è dedicato a Franco Cassano, che secondo me è uno dei più interessanti, profondi pensatori che abbiamo avuto, insomma, negli ultimi 30-40 anni, molto, molto ai margini, nel senso che c'è stato un momento negli anni 2000, lui ha avuto un momento di successo, ma molto, molto breve. Mi piacerebbe un giorno parlare più a lungo di Franco Cassano, ma proprio do due pillole, perché poi il libro si basa molto sugli insegnamenti del pensiero meridiano. Cioè, il pensiero meridiano è un saggio di sociologia che, quando uscì nel 1996, fu molto criticato perché era un saggio che, si diceva, trattava la sociologia come un romanzo, che poi, insomma, detta così è anche invece bello, secondo me. E iniziava così quel saggio. Il secondo capoverso, non era proprio l'incipit, il secondo capoverso diceva: bisogna essere lenti come un treno di campagna, bisogna fermarsi di fronte a un albero e provare a dargli un nome. E guardare gli alberi, dare un nome agli alberi, è un grande insegnamento, perché ti sembra una cosa scontata, ma fermarci di fronte a una foresta, cercare i nomi di tutte le specie di quella foresta, ci fa capire della diversità, appunto, di quello che è l'umanità anche stessa. Cioè, il fatto che dentro di noi, qui mi collego a un'altra grande scrittrice che Franco Cassano conosceva, che è Maria Marcone, che diceva io cresco foresta, come diceva una protagonista del suo libro. Cioè, l'uomo dentro di sé è una foresta fatta di tante specie, solo che noi abbiamo paura di riconoscere tutte quelle specie, sia delle nostre foreste interiori, sia delle foreste esteriori, delle persone che noi conosciamo. Quindi, calma, guardiamo chi abbiamo di fronte, diamo un nome alla persona che abbiamo di fronte, al nostro interlocutore, a coloro con cui noi, coloro accanto a cui noi viviamo. Sono tutte persone, sono tutte foreste piene di grandi diversità. L'unico problema è che molti non le riconoscono e quindi rimangono monodimensionali. E Franco Cassano in quel libro parlava anche di politica, e questo era anche un libro sulla politica. Diceva, come la lentezza può essere un valore della vita esistenziale, certe cose che soprattutto nel sud vengono considerate motivo invece di degrado, di arretratezza, invece possono diventare la nostra forza. E solo che poi questo messaggio di Franco Cassano, che lui ha trasformato anche in un impegno politico con la fondazione di un movimento che si chiamava Città Plurale, che voleva coinvolgere intellettuali, artisti, ma con quest'idea della politica, per dire quello che è un vulnus del sud facciamo diventare invece la nostra forza. E il treno lento, che ci mette 3 ore per portare da Martina Franca a Bari per fare 70 km, facciamo diventare una cosa bella, perché in quel treno lento si possono fare delle cose, si può leggere un libro, si può vedere il paesaggio. Cioè, trasformiamo questo nostro arretratezza in forza. Ovviamente questo messaggio facilmente deviabile, cioè diventa subito trash, cioè potete immaginare, cioè oggi, anzi, come dire, c'è una Puglia da cartolina, da fondale Instagram bellissima, poi c'è un'anima nera, che è l'anima nera che raccontava, io ho citato Maria Marcone,
che raccontava un libro fondamentale per me, che è Analisi in famiglia, che racconta proprio ancora un certo tipo di mentalità patriarcale, un certo tipo, cioè un'anima nera che esiste e che non va messa da parte, non va dimenticata. E Cassano dice questa cosa qui e diventa un po' la base anche quella che è stata chiamata la primavera pugliese, cioè la vittoria di molti amministratori locali, soprattutto dell'area di centro-sinistra, ma vi posso assicurare che c'è anche molta gente di destra che votava, che ha votato Emiliano, che ha votato Nichi Vendola nel periodo del suo della, del, in cui ha governato la Puglia. E alla base c'era quel pensiero mediano, c'era l'idea che poteva essere effettivamente ciò per cui noi siamo sempre stati indietro, in realtà può essere la forza per fare un salto in avanti. E Francesco è quello, è vendoliano, cioè Francesco è proprio è quella roba lì, cioè è quello che a un certo punto sono stato anch'io, cioè, ero all'entusiasmo, caspita, ma qui sta cambiando, sta succedendo qualcosa, sta succedendo proprio qui. E sentiamo di essere travolti e di essere travolgenti. Claudia la vede da fuori e la vede da dentro, ma forse Claudia anche lì è un po' più, è un po' più piantata e vede anche che forse vede quello che vede Cassano 10 anni dopo, perché Cassano fa il pensiero meridiano, ma nel 2010 scrive L'umiltà del male ed è un libro che lui voleva chiamare, poi cambiò idea l'editore, insomma, voleva chiamarlo il narcisista etico, cioè il pericolo di fare sempre, di stare sempre dalla parte, di fare sempre, come dire, il narcisismo dei buoni, cioè attenzione, come dire, a dire di essere sempre dalla parte giusta, perché ogni tanto bisogna anche essere dalla parte sbagliata. E non bisogna mettere d'accordo sempre tutti, cioè non bisogna sempre rincorrere la pancia, anche la pancia degli illuminati. A volte bisogna fare anche qualcosa di più scomodo. In realtà è un libro molto, molto complesso, se ne discusse pochissimo, ci fu un momento di perché fu frainteso, perché fu visto come un libro che sosteneva ancora un certo tipo di politica, ma in realtà era un libro contro quella politica, quindi era un libro dirompente. E Claudia è più l'umiltà del male di Franco Cassano. Quindi Francesco è il pensiero meridiano, è il rapporto con la terra, il rapporto con le radici, e Claudia invece è più l'origine. Le radici e le origini sono due cose diverse. Che le radici trattengono, le radici sì, danno sostanza, ma le radici ti trattengono, non ti accompagnano le radici nella strada, perché anzi non te la fanno fare la strada perché ti tengono attaccato a terra. Invece l'origine, cioè la tua identità, diciamo, di origine, che tu poi stratifichi, evolvi o involvi, non lo so, dipende da ognuno di noi, ti possono accompagnare. Quindi anche lì loro sono popolarizzati su questo. Non so se ti ho risposto. Cioè, sono stato un po' sintetico perché se entravamo qui nel campo un po' più politico, Era un in ginepraio. generale, dove si rischiava. Intanto siamo tra noi e noi, insomma. Allora, direi che Abbiamo superato. mi rivolgo alla sala. L'intreccio l'abbiamo capito. L'umore del libro anche. Ciò che forse non si è ancora detto è che Mario in realtà è uno scrittore oltre che di storie. Questa è una storia articolata e composita. Soprattutto, secondo me, uno scrittore di linguaggio, di stile, di giro di frase, di immagini. È uno scrittore che ha nella sua penna una serie di spunti, di fuochi d'artificio, e che è tra i pochi, forse, in Italia che non ha il pudore di usarli, non ha il pudore di caricare il libro di colore, di suoni, di sensazioni, ed è molto bello leggerlo, soprattutto in prima battuta quando lui manda il suo foglio di Word da 300 pagine e più, perché si vede proprio l'officina, un po' il laboratorio ancora tutto da fare, ma già perfettamente completo. E
Essendo uno scrittore di stile, Mario, tra i pochi, secondo me, che riescono a raggiungere un punto esatto tra la storia e l'elaborazione formale, cosa in cui invece molto spesso, almeno dalla mia esperienza soprattutto di lettore, in Italia si fa ancora fatica, perché ci sono gli esteti, gli stilisti, quelli innamorati della propria parola, e quelli che invece poi riescono a costruire, quindi ad avere un immaginario con queste parabole, questi intrecci, queste trame tornite, rotonde, dove però magari molto spesso il linguaggio latita. Qui invece siamo su altissimi livelli sotto entrambi gli aspetti, su entrambi i versanti. Ed è un libro che, adesso arriva la domanda, silenziosamente fa degli omaggi, perché è puntellato, è costellato da una serie di riferimenti, citazioni mai troppo lunghe e mai troppo esibite, a tutto un canone novecentesco di scrittrici e scrittori pugliesi, molto spesso non così noti al grande pubblico. Si tratta di autori magari non pubblicati da qualche anno o finiti ai margini dei cataloghi. Lo sappiamo bene noi che abbiamo dovuto recuperare i diritti e, insomma, svolgere un po' di quelle magagne burocratiche dell'editoria. E questo, oltre che essere una cosa molto bella e molto romantica, potrebbe anche costituire, non so, uno spunto per farti ragionare un po' sulla tua scrittura, sui lasciti di questi maestri regionali a cui hai voluto fare un omaggio, e in generale sul crinale in cui ti assesti con questo libro qui. Allora, io ho scritto un capitolo finale e ho capito che era piaciuto, forse era il capitolo che piaceva a Matteo, non sto scherzando, erano i ringraziamenti. E ho scritto questo capitolo finale che si chiama La stanza degli spiriti, e ho rubato questa definizione a Robert Balzer quando lui, in principio di un piccolo libro che si chiama La passeggiata, un libro del 1919, il racconto che narra la passeggiata che fa Robert Balzer tutti i giorni nella sua Vienna, a un certo punto lui saluta la sua stanza, il suo scrittoio, e lo chiama scrittoio o stanza degli spiriti. Gli spiriti per uno scrittore non sono gli spiriti, appunto, che si evocano con la seduta spiritica, ma sono delle energie, e la parola poi tedesca è perfetta per indicare Geist, delle energie che derivano dalle esperienze, sicuramente, derivano dai legami, ma derivano anche dai libri che hai letto, derivano dai libri di poesia che hai letto, dalle rappresentazioni teatrali che hai visto all'epoca, oggi anche dal cinema e dalle serie televisive. Perché spirito? Secondo me è una cosa geniale di Balzer. Perché molto spesso noi abbiamo amato un libro, no? Voi avete nella vostra memoria un libro, dei libri che avete amato tantissimo, ma di cui non ricordate né il nome dell'autore, né i protagonisti, come si chiamavano, né i personaggi. Però quel libro, forse neanche il nome del libro, però quel libro vi è rimasto. Cos'è rimasto? Una cosa che voi toccate? No. Però una cosa che c'è, appunto, come gli spiriti. Allora, gli spiriti di questo libro erano soprattutto poeti. Per me la poesia è fondamentale, cioè per un narratore è una grande occasione la poesia, perché la letteratura è nata con la poesia è il ritmo, e la narrativa alla fine, come la poesia, come tutta la scrittura, è un passaggio fra il pieno e il vuoto, fra lo scritto e quello che non è scritto, fra il detto e il non detto, fra l'inchiostro e lo spazio bianco. Ed è sempre ritmo. E la poesia è la regina del ritmo, ti insegna il ritmo. Noi impariamo le poesie a memoria, per come si imparavano le poesie in antichità, si imparava una storia a memoria, la tramandare, noi imparavamo le poesie a memoria proprio per esercitare la memoria, ma per imparare la nostra lingua, per imparare l'italiano, imparavamo le poesie a memoria. Si imparano i ritornelli proprio per imparare la lingua che tu stai apprendendo. E ci sono dei romanzi per me fondamentali, che non esistono, alcuni dei quali non esistono più,
ed è soprattutto una linea matriarcale perché vengo da una regione che non ha avuto molto fortuna. Diciamo, adesso ci sono, siamo tanti scrittori pugliesi, ma negli anni, nel Novecento il Mezzogiorno veniva visto soprattutto come la letteratura siciliana e la letteratura napoletana. C'era il caso, però è uno scrittore non lucano, il caso di Carlo Levi, che aveva scritto Cristo si è fermato a Eboli, però lui era un lucano d'adozione, è stato lì solo un breve periodo. Quindi il sud aveva, diciamo, queste grandi linee. Ma la Puglia non è stata mai considerata. In realtà la Puglia c'ha quattro romanzi, quattro, ma forse anche qualcuno in più, ma quattro che mi hanno proprio segnato personalmente. E L'ora di tutti di Maria Corti, che è una scrittrice lombarda in realtà, ma ha vissuto a lungo in Puglia, è un romanzo storico ambientato quando ci fu l'eccidio dei cristiani a Otranto. E che ha la base anche di tanta, cioè Otranto è una città proprio calcata su quel racconto di Maria Corti. Insomma, se voi andate a Otranto è impressionante, insomma, andare nella sua chiesa e vedere, insomma, come quello che è stato raccontato da Maria Corti in realtà è raccontato dalle pietre e dagli affreschi di quella chiesa. Passaggio in ombra di Maria Teresa di Lascia, forse l'unico libro di successo di questo poker di scrittrici che sto raccontando, che è un libro del 1994 che vinse il premio Strega e ahimè, Maria Teresa di Lascia non ha mai ritirato il premio perché morì qualche mese prima e ha uno degli incipit più belli della nostra narrativa. È un incipit bellissimo, cioè un incipit dove la protagonista racconta la sensazione di entrare in una casa che è sempre stata piena di parenti, però parenti molto con delle energie pesanti, e poi quei parenti non ci sono più, dice finalmente nel silenzio, racconta questo silenzio quando entra in questa casa. È bellissimo l'incipit di Passaggio in ombra, vi invito a leggerlo, sono tre righe meravigliose. La mala pianta di Rina Durante, su cui sarebbe da parlare anche qui tantissimo, un libro degli anni 60, super sperimentale, su cui Elio Vittorini, tuo collega, lavorò 8 anni insieme a lei. Immaginate che lavoro di editing di 8 anni su un libro, immaginate, roba incredibile. E infine, qui sono molto legato a ragioni personali, perché è il libro che mi ha, per ragioni anche familiari, perché è un libro che mi ha scavato molto, Analisi in famiglia di Maria Marcone, perché è un libro che racconta la storia di una donna del sud che cerca di emanciparsi in una famiglia di borghese, dove c'è non il maschio patriarcale che esercita il patriarcato non con la violenza, ma col vittimismo. Il vittimismo del maschio, che è una cosa pazzesca, e che racconta la laboessia degli anni 70, di un figlio maschio e la novizia di una figlia femmina, quindi pensate che modernità questo libro, e la protagonista cerca di emanciparsi e di emancipare tutta la famiglia attraverso la psicanalisi, cioè vuole portare tutta la famiglia in analisi. Quindi il racconto di questo tentativo, questa lotta per andare in analisi, negli anni, non dico del 77, che fu un caso editoriale perché poi fecero un film non all'altezza del libro che uscì per la. Una fiction, però sviluppò solo la linea narrativa sulla anoressia della figlia della protagonista. Però è un libro veramente che mi ha segnato molto. E sono stati importanti per delineare, cioè mi hanno accompagnato, come mi ha accompagnato la poesia di Claudia Ruggeri. Non è un caso che la protagonista di questo libro si chiami Claudia, e Claudia Ruggeri è una poetessa anch'essa poco conosciuta, è una poetessa che è un po' di culto fra i poeti italiani adesso, perché c'è sempre un po' questa maledizione, benedizione, cioè i poeti che muoiono giovani e che magari sono morti suicidi, hanno sempre quel male che hanno addosso, quel gesto si porta anche come dire, una sorta di, non voglio dire di fascino da parte dei lettori, però di terrore, che ti lega, insomma. E vedi che quelle parole che ha lasciato sono delle parole
molto pesanti. Claudia Ruggeri, che è una poetessa che è scomparsa a 29 anni nel 1996, ed è scomparsa avendo lasciato un solo libro, ma bellissimo, che si chiama Inferno Minore. Già nel titolo si capisce, insomma, l'inferno che viveva l'autrice. È una poetessa che mi ha segnato, cioè io proprio la leggo e la rileggo, ne ho scritto tanto di Claudia e alla fine Claudia Fanelli è un po' un omaggio, almeno nel nome, alla poetessa Claudia Ruggeri. A margine, quando prima parlavi di suono, di ritmo, mi veniva in mente quello che sosteneva nelle sue interviste Caproni, quando diceva che lui, prima ancora di avere le parole in testa, aveva una cantilena, un battito, e poi a partire da quel ritmo, da quella gestione dei tempi, scriveva i suoi versi. Poi parlavi anche in realtà di una figura abbastanza tipizzata, che è quella del maschio vittimista che si cuce perfettamente addosso al papà di Francesco, che pure con gli strumenti dell'autoironia, di un comico grottesco, è pur in una posizione di svantaggio nella vita, perché perde una moglie, o comunque si allontana una moglie, non riesce mai a costruire un rapporto degno di questo nome con l'unico figlio maschio, e nel corso della sua parabola narrativa anche un po' di scompensi. Penso all'episodio della pistola a scuola, per cui dietro a questo velo di ostentata ironia, di ostentata indifferenza, anche un po' sgruffona, si può intuire che c'è una sofferenza. E oltre a lui penso anche a molti altri maschi del tuo libro. Penso al fidanzato molto più grande di Claudia, il playboy pugliese, scapolone d'oro, over 40, tennista della domenica, che poi avrà anche un ruolo abbastanza nodale nel libro. E penso alla figura del professore mentore di Claudia Milanese, che diventerà anche un suo amante e la condurrà in dei sentieri anche sessuali che per lei saranno poi piuttosto dolorosi, ma anche fondativi di quello che diventerà. E tutto questo portato, se lo uniamo al modo di essere maschio di Francesco, che è un modo sempre reticente, legato alla religione, al non detto e al soffocamento dei suoi istinti, fanno uscire nel complesso del libro il ritratto o un insieme di ritratti, di quadri, una galleria maschile abbastanza connotata. Hai detto tutto, per me è stato perfetto, secondo me hai fatto un quadro. Beh, si capisce che ho un problema col maschile, diciamo, no? Diciamo questo anche col mio maschile soprattutto. Vabbè, tanto siamo fra amici, insomma, in psicoterapia, cioè nella mia terapia, il mio terapeuta dice sempre che no, forse non è il caso. No, infatti. No, pensavo al personaggio del padre di lui che, come la butta sempre in caciara, butta sempre a ridere, diceva, insomma, È drammatico. e mio terapeuta dice sempre, perché io inizio sempre dei fatti, dicendo, ma racconto questa cosa da ridere, e lui dice, no, cioè, fa ridere, ma te, cioè, questa non fa ridere, cioè, è una cosa tragica, cioè, stai raccontando una cosa terribile, e lui cerca di accorciare le distanze con cioè, la profondità con la risata. Pre-aneddoto di 2 secondi, anzi, una citazione. Montaigne diceva che uno dei grandi imbarazzi dell'uomo è il sesso. E l'uomo si difende da questo grande imbarazzo del sesso in 2 modi. Uno è il pudore, è il senso del pudore. L'altro è la risata. E che molto spesso la risata, appunto, abbonda sulla bocca degli stolti, diceva il famoso detto, però è anche un modo per difendersi da qualcosa che non si capisce. Quanto ti dico, l'hai fatta una risata quando appunto qualcuno non capisce qualcosa e si ferma. E il padre di Francesco è quel tipo di persona che,
preferisce non capire, preferisce riderci sopra. A volte bisogna riderci sopra, ma a volte no, a volte bisogna scavare. Scavare produce quei problemi che abbiamo detto prima, di scoprire un lato di te di cui forse avrai paura. Mentre la madre di Francesco invece, insieme a Claudia, con cui poi nel corso del romanzo matura un'affinità non da poco, è una buona cartina tornasole del femminile nel libro, una donna che si imbarca in un percorso esistenziale, per cui fa la pace con un matrimonio che non funziona, ama molto un uomo che non è suo marito, accetta un ruolo di subalternità, poi perde quest'uomo, e nel frattempo poi inanella esperienze e così come Claudia, tant'è che tra di loro c'è una filigrana abbastanza netta, è talmente avanti che molto spesso lo stesso Francesco, che invece è sempre in questo ruolo di rincorsa, e non vorrei dire di subalternità perché forse sarebbe frustrarlo troppo, però di scoperta, di aggiornamento rispetto alle donne della sua vita, e lo stesso Francesco molto, molto sovente non riesce a capirla e la patisce tanto Claudia quanto lei, soprattutto inizia a patirle quando loro due si conoscono, si coalizzano e iniziano a condividere e iniziano a maturare un rapporto nel nome, nel ricordo del loro uomo condiviso, amante e padre, da cui lui si sente escluso. Perché loro hanno trovato la chiave e lui ancora la sta cercando e quindi soffre di questa cosa, ma non perché li invidia, anzi, ma perché vede che loro stanno... Cioè loro sono proprio sono a lui vicine e caspita, loro hanno trovato la chiave e io che è così invece ancora non ho capito chi sono. Cioè io non so, cioè io ancora sono spatriato, perché io mi sento infelice da spatriato, mentre Claudia e mia madre da spatriate hanno raggiunto un grande equilibrio. Poi la vita è sempre una questione di equilibrio, ecco. E anche lì la vita è come la poesia, come la narrativa, come la letteratura, passaggio di pieni e vuoti, un passaggio di ritmo, come nelle relazioni, la persona di cui ci innamoriamo, con cui stiamo bene insieme, è la persona che ha il ritmo, ha il nostro stesso ritmo, o che comunque mette il pieno del vuoto giusto, cioè i nostri vuoti coincidono con i loro vuoti. E c'è il pieno quando c'è quel momento in cui noi abbiamo bisogno di essere sulla stessa linea, cioè è un ritmo e alla fine insomma è la storia di tutti i personaggi di Spatriati, che alla fine questo ritmo, non voglio dire il libro non voglio dire come finisce il libro, non voglio dire se c'è un arco che si chiude, però sicuramente il ritmo di tutti a un certo punto si raggiunge, proprio perché è un romanzo di tante formazioni, non soltanto di gente di ventenni che entrano quarantenni, ma anche di quarantenni che entrano sessantenni. Controllo loro perché ho perso. Sì, abbiamo sforato. Sai che abbiamo sforato. Però siete stati. Io vi chiedo scusa, mi sono un po' dilungato, ho fatto dei comizi. Per non chiudere così dal nulla, vorrei chiederti un'ultimissima cosa, molto leggera, molto lieve, in questo libro, ma anche in Candore, che è il precedente romanzo che ho pubblicato per Einaudi, una domanda proprio così da poco, alla veloce. Il sesso nella tua letteratura? No, la tua capa che cosa ti aveva detto quando siamo venuti qua? Non parlare di sesso, volevo fare infatti una responsabile. La tua responsabile è mia anche responsabile. No, l'ho detto prima, mi nascondo dietro questa cosa di Montaigne, quindi ridendoci sopra. Infatti avete visto che avete riso? Sesso? Montaigne aveva ragione, ci siamo difesi tutti con la risata. Sarebbe parlare parecchio del sesso nel libro, perché in Candore era l'ossessione, ma un sesso che non esiste, l'ossessione in realtà era verso un mondo che era quello del sesso, cioè non era farlo, ma era proprio il mondo delle persone che lo popolavano. Ed è un romanzo insomma abbastanza che mi ha anche portato un po' di problemi insomma dopo che è uscito, perché ovviamente
è subito stato inquadrato come romanzo sulla pornografia. E tra l'altro la gente mi scriveva su Facebook insultandomi perché dicevano: ho comprato il libro perché volevo trovare qualcosa di pubblicinoso, Eccitazione a buon mercato. leggerlo, come diceva Oscar Wilde, i libri buoni vanno letti con una mano sola, perché l'altra mano è impegnata a fare altro. E questi fan di Oscar Wilde che mi scrivevano dicendo che l'ho comprato proprio perché, però non ho trovato la ciccia, perché in Candore non c'è niente. Cioè non invece, gli Spatriati, il sesso è una, nella seconda parte del libro, che anche là ho avuto molti feedback. Ho capito di aver toccato delle corde, ovviamente se ti insultano tanti vuol dire che forse, che forse qualcosa, meglio dell'indifferenza sicuramente. È un modo per conoscere se stessi nel caso di Claudio e Francesco, cioè certe esperienze che loro fanno, che non sono lontane dalle esperienze che ho fatto anche io nella mia vita, insomma, servono anche a conoscere cioè nell'erotismo c'è un dato di conoscenza, ovviamente se fatto, insomma, con amore di se stessi e con rispetto delle persone con cui si fanno, lo si fa. E quindi stiamo parlando sempre di persone che stanno tutte allo stesso livello. La cosa fondamentale è stare tutti sullo stesso piano, con la testa e con la partecipazione e con la coscienza. E Claudio e Francesco scoprono dei lati di loro attraverso queste esperienze. Sono delle esperienze che possono sembrare magari un po' anomale a volte, però non va giudicata. Secondo me ogni persona ha una sua, sempre in quel recinto di parità, ma ha la sua libertà per conoscersi attraverso questo aspetto della nostra vita, che è bellissimo. Però, insomma, bisogna anche saperlo raccontare. Non so se ci sono riuscito. E lì è uno di quei campi in cui secondo me meno si dice, più devi essere bravo ad alludere. E anche là la poesia ci insegna. Per me la scena di sesso più bella della narrativa italiana l'ha raccontata Goffredo Parise nel Il fidanzamento. Racconta la scena di questi due fidanzati che scopavano solo il giorno del 2 novembre, perché i genitori andavano al cimitero ai morti. E ti racconto questa, come lui descrive la scena. Perché è la scena di sesso più bella della narrativa, una delle più belle, non voglio dire più belle, quella che più mi ha emozionato. Allora, questi due fidanzati fanno l'amore solo il giorno di 2 novembre, quindi aspettano per tutto l'anno il giorno dei morti, perché i genitori li lasciano a casa sia all'uno che all'altro, quindi sono liberi, però hanno il tempo della visita al cimitero dei genitori. E lei si prepara e lui l'aspetta, una scena insomma anche un po' classica, insomma, lui l'aspetta nella camera da letto e lei appare nuda, non descrive altro. Dice Goffredo Parise, con un paio di orecchini con dei pendagli. Stacco e descrive che in quella casa c'è un silenzio incredibile, si sentono soltanto il rumore degli orecchini. Cioè, con quel rumore degli orecchini tu hai visto tutto. Cioè, hai assistito a una scena, cioè, è Parise, però io l'ho raccontata a voce malamente, e chiedo scusa allo spirito di Goffredo Parise, che onorerò stasera leggendo quando tornerò a casa un capitolo dei sillabari, dopo aver fatto questo aneddoto, però appunto raccontarlo è difficilissimo. E lui te lo spiega, ti dice: meno racconti, più alludi. Con un rumore di pendaglio, di un orecchino, tu hai raccontato una scena. Vedi tutto, senti proprio l'amore di questi due ragazzi che si stanno scambiando la loro felicità. Beh, è una bellissima chiusa, mi sembra. Quindi, se qualcuno ha delle domande della platea. No, ragazzi, 22:24, scusate, io facciamo un applauso. Facciamo un applauso a voi. Grazie di ancora e niente.
ci vediamo in libreria. In libreria. Se volete conoscere Claudio e Francesco, sono qua. Ciao. Grazie mille. Grazie. Se qualcuno vuole leggere, potete leggere i libri per voi. Voglio l'occasione per farvelo autografare da Mario.